Il Carnevale di Venezia 2015 si è aperto ufficialmente con la seconda edizione di Nordic Walking Carnival, l'evento ideato e organizzato dal Nordic Walking Mestre. In una mattinata fredda con l'acqua alta, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi, che sono partiti da quattro punti diversi della città, con arrivo per tutti nel salotto più bello del mondo, Piazza San Marco. Ad ogni gruppo una maschera ed un mantello colorato, ed un percorso con delle difficoltà. Si tratta di una manifestazione che qui a Venezia assume dei toni decisamente carnevaleschi, il Nordic Walking declinato in maschera. Per raggiungere Piazza San Marco, dove noi siamo, partiamo da quattro punti diversi della città. Uno parte dalla stazione Santa Lucia, un altro gruppo parte da Piazzale Roma, un altro gruppo da Fondamente 9 e infine un terzo da Sant'Elena. Attraverso un percorso piuttosto articolato, costellato di una serie di difficoltà da individuare, arriveranno questi quattro gruppi che portano dei mantelli di colore diverso per comporre un puzzle che rappresenta il tema del carnevale di quest'anno proprio qui in piazzetta San Marco. Quindi una bellissima occasione per vivere la città, per fare sport e per fare cultura. Sì, certo, nel nostro stile qui a Venezia fare cultura è fondamentale, rispettare la città e viverla a seconda della stagione. Carnevale, siamo in maschera e rallegriamo le calli e i campielli di Venezia con questi colori molto sgargianti che caratterizzano i nostri walkers. Diciamo che il Nordic Walking, quando non è esercitato in maniera atletica, diciamo, è un buon pretesto per camminare all'interno di una città, e noi con il Nordic Walking Italy abbiamo proprio istituito il circuito Città d'Arte, quindi c'è Roma, c'è Siena, c'è Venezia, c'è il Nordic Walking Carnival e ne stiamo preparando delle altre nelle città più belle d'Italia.